Nel corso della storia editoriale dei personaggi Disney in Italia, anche Paperino ha avuto diverse testate a suo nome. Alcune erano di stampo collezionistico, come ad esempio il Paperino della Mondadori o quello della collezione ANAF, entrambe centrate sulle storie di Carol Barks. Altre, invece, erano di stampo più popolare, come ad esempio lo storico Paperino Giornale oppure il settimanale Paperino & Co., che esordì il 5 luglio del 1981. Vedete qui un paio di numeri di quella testata che ho ovviamente recuperato tra banchetti e fiere. Oggi in edicola però troviamo due testate, Paperino & Friends e Paperino. La prima, personalmente, non la trovo particolarmente interessante, a parte forse Spooky Zone, mentre la seconda, un mensile, ha una storia dietro molto più lunga, che ho in parte seguito, ed è proprio questa storia, utilizzando come al solito la mia collezione come supporto fisico, che cercherò di raccontare in questo nuovo video della serie collezionistica. Il mensile dedicato a Paperino, attualmente in edicola, di cui qui vedete un paio di esempi storici, ha dietro una storia di cambio di nomi e di formato, che per quanto non sia così complicata come quella dell'almanacco Topolino, è comunque altrettanto interessante da raccontare. Tra l'altro le due testate hanno anche qualcosa in comune. La prima versione di Paperino infatti aveva un formato molto simile all'almanacco Topolino. Inoltre il primo numero, uscito nel dicembre del 1976, aveva come dicitura supplemento a almanacco Topolino numero 240. Questo status di essere supplemento a una qualche altra rivista disneyana, incluso Topolino, durò fino al 17° numero, quando la testata venne chiusa. In realtà non fu chiusa per un qualche insuccesso, ma per farla ripartire di nuovo dal numero 1 in maniera indipendente da tutte le altre testate disneyane. Il nuovo numero 1 esordì così a luglio del 1980. Di questa seconda serie ho in collezione alcuni numeri, per lo più acquistati nei classici banchetti dell'usato, oppure ereditati, in particolare da un mio cugino, uno a cui sono particolarmente affezionato. Dovrei dire in realtà che è un cugino di mia madre, per cui tecnicamente sarebbe un biscugino, però gli sono particolarmente legato, come ho detto prima, in particolare per la differenza di età che lo ha reso, nella pratica, la seconda figura maschile di riferimento della mia infanzia, dopo mio padre. Inoltre al super almanacco Paperino sono particolarmente legato anche per motivi fumettistici, visto che è sulle pagine di questi albi che ho avuto il primo contatto con Carol Barks, sebbene all'epoca non avevo ancora consapevolezza degli autori disneyani, pur se comunque col tempo iniziavo a distinguerli uno dall'altro, indipendentemente dalla presenza dei crediti in fondo alle storie. A partire dal super almanacco numero 67 del 1986, il super almanacco ebbe un cambio di periodicità e di nome, passando a Paperino Mese. A non cambiare però, almeno per un po', fu il copertinista Marco Rota. Successivamente Paperino Mese passò al formato tascabile, in realtà leggermente più grande rispetto al Topolino come dimensioni. Inoltre aumentarono anche le storie inedite realizzate appositamente per il mensile. In particolare a questa incarnazione tascabile di Paperino Mese sono più affezionato, visto che è la prima rivista che ho acquistato con la classica paghetta. Inoltre il primo numero di Paperino Mese che ho acquistato era completamente fagocitato, o quasi, da un'unica storia in tre parti, L'Odissea nello Strazio di Nino Russo e Francesco Guerrini. Quasi sicuramente dedicherò a questa storia in particolare una serie di video nel prossimo futuro. Da lì in poi, per diversi anni, divenni un lettore regolare della testata, acquistando tutti o quasi i numeri che uscivano di mese in mese. Poi con il tempo acquistai i numeri sempre più raramente, indipendentemente dal fatto che la testata aveva perso il mese nel nome. A giocare un ruolo fondamentale, però, fu la scomparsa degli articoli di approfondimento, quelli che all'incirca a metà degli anni 90 mi avevano introdotto al fantastico mondo delle testate per collezionisti.
A un certo punto, infatti, Luca Boschi prese in mano la rivista, realizzando un'introduzione e un articolo centrato su una storia storica particolare. Questo mix, quindi, di storie dannata con storie inedite e articoli di approfondimento rendeva la rivista particolarmente interessante. Poi col tempo Paperino divenne un mensile a tema. Le storie che venivano proposte a sommario, inclusa l'inedita, che fosse di produzione italiana o meno, aveva poca importanza, erano centrate su un tema specifico come poteva essere l'automobile, la montagna, le vacanze estive. Successivamente anche il tema, insieme con gli articoli di introduzione, si andò a perdere. E di fatto Paperino divenne una copia, per quanto centrata solo sui paperi, dei classici Disney, rivista che comunque, almeno fino a qualche anno fa, non mi interessava particolarmente. Per cui, un po' come sta succedendo anche con l'attuale versione dei classici Disney, negli anni successivi acquistai i numeri sparsi, in funzione, più che altro, del sommario, magari, della storia inedita oppure di quella ristampata nel numero. C'è da dire comunque che un altro numero che resta nel mio cuore, sicuramente il 168, dedicato esplicitamente ai 60 anni di Paperino e al cui interno troviamo tutta una serie di articoli di approfondimento e la prima storia di Don Rosa arrivata in Italia, il genio del compleanno. Questo possiamo considerarlo come il primo vero approccio a un certo modo di raccontare i fumetti disneyani. Ad ogni buon conto, quando poi queste pratiche molto interessanti abbandonarono Paperino, vennero successivamente trasferite sui grandi classici, che infatti presi ad acquistare sempre più spesso. È comunque interessante come sugli ultimi numeri di Paperino stiano comparendo delle storie special che vengono introdotte da articoli scritti appositamente. Sembra in un certo senso un revival di quell'esperienza di metà anni 90 di cui stavo parlando in precedenza. E in qualche modo è la dimostrazione di come l'attuale direzione di Topolino abbia proprio nelle direzioni di Gaudenzio Capelli e Paolo Cavaglione dei punti di riferimento. Arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!